Dopo un periodo lungo, diciamo dall'inizio della stagione, perché abbiamo iniziato molto presto per la Coppa Italia, servono sia a livello fisico che a dare qualche indicazione al mister a livello tecnico-tattico per ritrovare un pochino anche la competizione con squadre che comunque sono al nostro livello. C'è stato anche qualche calcio, qualche scontro, è giusto così, nel senso che comunque non. È un'amichevole, ma amichevole non esiste in un certo senso. Bisogna prenderle col piglio giusto perché sennò si rischia di fare brutte figure e credo che l'atteggiamento della squadra dall'inizio dell'anno sia sempre stato un ottimo atteggiamento. Anche i nuovi arrivati hanno sempre avuto un buon feeling con noi che eravamo già qui, quindi credo che si stia creando piano piano un ambiente positivo. Piano piano ci conosciamo anche con i nuovi, abbiamo cambiato qualche cosina, probabilmente cambierà qualcosa durante quest'anno perché le squadre iniziano a conoscerti, cambiano anche le caratteristiche in qualche giocatore, probabilmente credo avremo magari un pochino più di verticalità, un po' meno di palleggio, perché i giocatori che sono andati via portavano a quello e i giocatori che arrivano sono, diciamo, un pochino più intensi e più muscolari in un certo senso. Quindi, ci sta, però ci adattiamo, il mister ci sta dando delle linee guida, lo seguiamo come sempre al 100% e quindi secondo me possiamo fare buone cose. Anche il primo anno, i primi 2 anni in un certo senso, ero da solo, non avevo competizione nel ruolo. L'anno scorso è arrivato Ciga, ci ha dato una grande mano, mi sono adattato anche un pochino a fare la mezzala, che è un ruolo che avevo già fatto in passato, quindi mi trovo anche bene a fare la mezzala. E non ho nessun problema, quindi sono contento per le responsabilità che mi vengono affidate e spero di ripagarle sempre. Siamo una squadra in evoluzione, in crescita, ed è normale che, come sempre, la Reggiana deve puntare al massimo e deve cercare di vincere il campionato, perché sennò non rispetteremo né noi stessi, né le nostre qualità, né la storia di una società che punta sempre a vincere questa categoria. È stata un'amichevole che ci è servita molto, soprattutto perché iniziamo ad incontrare squadre nel nostro livello, ad avere amichevoli vere, partite vere, che hanno un'intensità anche alta. Ed è stata una partita che ha visto la Reggiana giocare una buona partita, una buona gara, con ottime trame di gioco, con intensità, ma soprattutto con l'atteggiamento sempre giusto che c'è stato da inizio anno, ecco.